Ma sicuramente io apprezzo la risposta del capo della polizia Gabrielli. Quello che voglio dire è che io per prima, ed io che sono la vittima, ho sempre tenuto a sottolineare, a ricordare che la stragrande maggioranza delle forze dell'ordine sono persone per bene che svolgono il proprio lavoro anche in condizioni non sempre semplici e lo fanno per tutelare noi. Quindi onestamente non mi ritengo il partito antipolizia, semmai esista un partito antipolizia. Dopo tanti anni di questa battaglia, cosa credi che sia cambiato? Ma diciamo a 9 anni dalla morte di mio fratello, questo posso dire, che vedo che dei grandi passi in avanti sicuramente ne sono stati fatti, soprattutto nella coscienza, nella mente delle persone. E mio fratello Stefano 9 anni fa moriva di botte, moriva di giustizia, moriva di carcere, ma moriva anche e soprattutto di indifferenza. Quello che posso dire è che anche rispetto alle manifestazioni di solidarietà che sono sempre di più, in particolare dopo l'uscita del film che racconta la storia di mio fratello e che risale a più di 2 mesi fa, assistiamo a un'onda che non si ferma più di centinaia e centinaia di persone che tutti i giorni, tutte le sere si riuniscono in svariate città d'Italia per guardare la storia di Stefano Cucchi, che ricordiamolo, 9 anni fa moriva come un ultimo tra gli ultimi. Sta ricevendo altri insulti? Insulti e minacce. Ora, mi rendo conto che siamo in una fase talmente importante per quanto riguarda la vicenda giudiziaria che qualcuno si era augurato che finisse e non se ne parlasse più. Mi riferisco a quella sulla morte di mio fratello. Siamo in una vera e propria svolta, andremo avanti, ne sono certa. La Procura di Roma andrà avanti e non si fermerà di fronte a nulla. Di conseguenza, mi rendo conto che forse cominciamo a dar fastidio a qualcuno proprio per quello che rappresentiamo. Noi rappresentiamo la legalità, noi rappresentiamo l'onestà, noi portiamo avanti quella che è una vera e propria battaglia di civiltà, nell'interesse nostro, sicuramente per il nostro processo, ma io ritengo anche nell'interesse di tutti, anche dei figli di coloro che commettono reati terribili e indossano una divisa. Pensi che ci sia una responsabilità politica rispetto agli insulti e alle minacce che hai sempre ricevuto e che stai ricevendo in particolare adesso? Ma questo non te lo so dire, quello che ti posso dire è che sono seriamente preoccupata per quello che sta avvenendo nel nostro paese e mi riferisco ai segnali, ai messaggi che si lanciano, soprattutto per quanto riguarda il tema dei diritti umani che sembra non contare più nulla. Sono molto preoccupata perché qui si sta facendo passare il concetto che quei diritti siano sacrificabili in nome di presunti interessi superiori. Possiamo serenamente dire che i diritti dell'essere umano non sono mai e per nessun motivo sacrificabili. Sacrificabili e sicuramente il nostro benessere non è certamente legato alla violazione dei diritti di qualcun altro. Sempre Ilaria, lei disse qualche tempo fa: io mio fratello dopo 9 anni non l'ho ancora lasciato andare. Quando lei riuscirà a darsi pace, se mai ci riuscirà? A darmi pace, ecco, ha detto bene, semmai ci riuscirò, non so se mai ne sarò capace, non so se me ne sarà dato modo. Certamente io riuscirò a salutare mio fratello nel momento in cui verrà accertata, riconosciuta tutta la verità su quello che gli è accaduto, che in realtà è chiara, evidente e sotto gli occhi di tutti fin dal primo istante. Bastava guardare le foto del suo cadavere martoriato che sono stata costretta a divulgare per far comprendere alle persone di cosa realmente stavamo parlando. E quando sarà fatta giustizia per la sua morte, ma non perché io mi diverta a veder condannato qualcuno, ma semplicemente perché le sentenze di condanna dei responsabili di simili reati, anche e soprattutto quando questi indossano una divisa, devono essere un monito per tutti gli altri loro colleghi che un domani potrebbero sentirsi legittimati ad agire nella stessa maniera, spinti dal senso di impunità. Qui a Napoli chiaramente il mio primo pensiero è andato alla famiglia di Davide Bifolco, non poteva che essere così. E oggi nella loro città rivolgo a questa famiglia che ha sofferto tanto il mio abbraccio. Quello che voglio dire è che sì, le condanne ci sembrano sempre poche, ma in realtà di fronte alla morte, soprattutto di un ragazzino che non ha fatto nulla di male a nessuno, le condanne non sono mai sufficienti, no?
quello che conta, non fermiamoci agli anni di condanna, lo so che fa male, lo so che è difficile da accettare, ma conta arrivarci a quelle condanne, perché ricordiamoci sempre che la stragrande maggioranza delle volte questi processi non ci arrivano nemmeno nelle aule di tribunale, e allora andando avanti, ottenendo delle condanne, qualunque esse siano, comunque si sta aprendo la strada, comunque si sta aprendo un varco per noi, per un percorso di civiltà e per tutti gli altri che un domani potrebbero subire la stessa sorte.